Con il decreto Lorenzin anche gli igienisti dentali sono diventati un ordine professionale. Ne parliamo con la presidente AIDI, Antonella Binante. E in effetti, dopo tantissimi anni di lunghe lotte, con la legge 3 del 2018, quindi il cosiddetto decreto Lorenzin, finalmente tutte le professioni sanitarie che erano regolamentate ma non ordinate hanno un loro ordine e quindi tutti i rispettivi albi. E questo grazie alla ospitalità dei tecnici di radiologia medica che hanno per l'appunto permesso di costituire in qualche modo questo grande condominio che accoglie ben 19 professioni sanitarie differenti, tra cui gli igienisti dentali. Quindi il neonato ordine dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie dell'area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione permettono finalmente di poter dare quindi la giusta dignità professionale a tutte le figure professionali, ma soprattutto di poter dare la tutela a tutti i cittadini per la garanzia di essere trattati quindi da professionisti in possesso quindi di un titolo abilitante, che è una cosa fondamentale e importantissima. Un'altra cosa importante che contempla sempre la legge Lorenzin è anche quindi l'inasprimento delle pene contro l'abusivismo. E infatti se in passato in realtà erano delle pene pecuniarie veramente molto irrisorie, adesso invece sono molto più elevate, c'è anche la confisca dei beni, e questo direi che è un grandissimo passo avanti per poter tutelare quindi il cittadino. A settembre e a novembre 2018 sono previsti degli impegni molto importanti per l'AIDI, tra cui il congresso nazionale. Certo, il 21-22 settembre a Riva del Garda ci sarà l'Autumn Meeting, che è a Riva del Garda per l'appunto in una cornice fantastica, dove si tratterà in maniera fondamentale di tutte quelle che sono le problematiche legate alle alterazioni dello smalto, che è un argomento che suscita veramente grandissimo interesse, anche perché ci sono tanti miti e false credenze assolutamente da riuscire a screditare, o comunque delle teorie adeguate invece da confermare, ma soprattutto il giusto approccio ad un'adeguata ovviamente sia diagnosi che deve essere seguita dall'odontoiatra, che attività di prevenzione che devono essere seguite invece dall'igienista dentale. Mentre il congresso nazionale sarà il 17-18 novembre a Bologna e si tratterà in questo caso proprio l'interdisciplinarietà all'interno quindi dello studio odontoiatrico, dove l'igienista dentale svolge un ruolo fondamentale come hub e spoke, e quindi come collettore e diramatore quindi di tutti quelli che sono i messaggi che deve raccogliere e diramare all'interno quindi proprio del team odontoiatrico. Quindi un elemento di trade union importante sia tra le diverse discipline, quindi parodontologo, implantologo, protesista e ortodonzista, ma anche ovviamente poi di divulgazione adeguata con il paziente.